Però lei secondo me può accendere anche la telecamera. Ecco, l'idea di questo seminario di lettura di differenza di posizione nasce nel 2018 in occasione di un incontro che era stato organizzato da Orbis Tertius, ricerche sull'immaginario contemporaneo, Teatro Parenti, per i 50 anni di differenza di ripetizione. Il primo anno di seminario, quindi il 2019-20, un anno un po' sfortunato, è stato subito interrotto dal Covid, è stato dedicato alla lettura del terzo libro di differenza e ripetizione, il terzo capitolo, che si intitola L'immagine del pensiero, perché a quel tempo avevamo seguito un'indicazione data dallo stesso Deleuze che lo indicava come il cuore pulsante di differenza e ripetizione, in quanto Deleuze diceva che non era possibile giungere alle potenze della differenza e della ripetizione senza mettere in questione l'immagine del pensiero dominante, che precede qualsiasi scelta di metodo perché condiziona senza che noi ne siamo consapevoli, tanto radicato nella nostra tradizione. Il secondo anno del nostro seminario, il 2020-21, ci ha visto passare al capitolo 2, la ripetizione per sé. Sempre più convinti che la ripetizione fosse ciò che contraddistingue la lettura della differenza di Deleuze, un tema che in altri filosofi coevi era stato affrontato, ma che in Deleuze ha proprio questa originalità. Ci ha condotto questo lavoro a scandagliare le tre sintesi passive in cui lavora la ripetizione, a considerare il rapporto profondo tra ripetizione e inconscio, tra ripetizione e morte, in un confronto costante per Deleuze con Freud, che sarà oggetto, vedremo, anche delle pagine che consideriamo oggi. Nel terzo anno, e siamo anche con questo seminario, nel terzo anno, il settimo dell'incontro del terzo anno, a partire dall'incontro di gennaio, quindi da 2 incontri fa, siamo passati alla lettura dell'introduzione che si intitola Ripetizione e differenza, con una sorta di capovolgimento dei termini del titolo, ed è l'oggetto dell'incontro di oggi, precisamente a partire dalla pagina 26 di questa introduzione. Noi andremo a leggere il testo, per cui in effetti sarebbe consigliabile per i prossimi seminari avere il testo di Deleuze, differenza e ripetizione, per poterlo segnare e vedere proprio anche i passaggi che si vanno a considerare. Ecco, ci troviamo precisamente a considerare come la ripetizione possa essere pensata soltanto in opposizione alla generalità, e in primo luogo alla generalità del concetto. Certo, questo ci ha creato dei problemi, perché in effetti noi sappiamo che nelle opere successive Deleuze andrà sempre di più a definire la filosofia come creazione di concetti. E quindi è chiaro che si tratta di uno slittamento del significato stesso da attribuire al concetto. Potremmo, per anticipare, dire che il concetto che è oggetto del lavoro della filosofia, come la pensa Deleuze, è sempre più vicino a un ecceitas più che a un concetto generale, come inteso appunto dalla nostra tradizione. Ecco, la ripetizione, abbiamo visto nell'incontro precedente, si mostra laddove la generalità del concetto va incontro ad un blocco, non funziona più. E questo accade in molti casi, per esempio, accade per blocchi di tipo logico, blocchi che lui chiama artificiali, laddove per l'appunto i predicati evocati da un concetto non riescono a dar conto dell'individuo, oppure anche blocchi di tipo naturale, come sono quelli della comprensione finita, dell'estensione discreta, tutti giocati della difficile possibilità di contemplare una comprensione esaustiva insieme a un'estensione finita. Il concetto si ingrippa inevitabilmente a favore dell'uno, a favore dell'altro. Ecco, ora stiamo esaminando
il caso di blocco naturale del concetto legato al concetto di libertà, ossia è quello che dà luogo alla ripetizione come obbligata, come coazione. È inevitabile che in questa considerazione Deleuze ritorni al confronto con Freud, che abbiamo detto è un fil rouge che troviamo in differenza e ripetizione. Io adesso lascio la parola a Fulvio Carmagnola, perché le pagine dalla 26 alla 31 sono già state da lui insomma commentate, quindi ci guiderebbe nella discussione. Le pagine successive, se riusciamo nel tempo che ci rimane ad affrontarle, invece le commenteremo insieme. Non credo neanch'io. Allora, partiamo dalla pagina 26 dell'edizione Cortina. Stava parlando di blocco del concetto. Il blocco, un concetto, quando si blocca, mette in luce qualche cosa che gli sfugge. Si direbbe addirittura il concetto si deve bloccare dal punto di vista di Deleuze. Cioè Deleuze mette in discussione la capacità del concetto di rendere conto di tutti gli elementi della realtà. Allora, il periodo comincia così. Ci sono tre casi di blocco, lasciamo perdere la distinzione tra artificiale e naturale, perché non abbiamo il tempo di considerarlo. Lui dice ci sono tre casi di blocco naturale del concetto, che sono il discreto, l'alienato e il rimosso. Quindi c'è un'insufficienza del concetto, che significa si ripete perché il concetto non ce la fa. E in questo senso la ripetizione è senza concetto. Senza concetto in un primo senso della cosa. In modo negativo. Quindi si ripete perché non si sa abbastanza, non ci si ricorda abbastanza, non si ha coscienza. Questo è l'inizio del paragrafo. È qui che si innesta l'esempio della psicoanalisi. Torniamo intanto all'esempio della psicoanalisi, pagina 27. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la psicoanalisi, deve passare necessariamente da Freud, perché la ripetizione implica il Todestrieb. Tra l'altro non sono più riuscito a trovare quel punto dove lui spiega perché traduce il Todestrieb con istinto. L'avevamo visto l'altra volta, ma adesso non lo trovo più. Vabbè, comunque. Allora, la psicoanalisi è l'esempio privilegiato di questo. La ripetizione indica, questo è il corso freudiano, indica la rimozione. È uno schema negativo. Però, pagina 27, al di là del principio di piacere, è la svolta di Freud. Cioè quando la figura del Todestrieb cambia aspetto, non indica più aggressività, distruttività, ma diventa un principio positivo della ripetizione. Qui Freud dice il Todestrieb è silenzioso. E Deleuze traduce silenzioso con trascendentale, cioè è silenzioso perché non si vede, perché non è empirico. Ecco, punto. E questa mi sembra una traduzione estremamente significativa, perché a mio parere rimanda poi al precursore buio e ad altre figure che hanno a che vedere con questo discorso. Quindi il principio di morte, l'istinto di morte, è un principio trascendentale, non è riscontrabile nell'empirico, in questo senso si dice. E la domanda che si fa sempre a pagina 27 è come si fa a positivizzare il Todestrieb? Cioè Deleuze deve cambiare diverso dal negativo al positivo l'istinto di morte. E quindi deve fare tutta una serie di manovre concettuali molto, molto complesse. Sotto quale forma?
bisogna invertire il senso della ripetizione. Cioè, nella scansione freudiana, il todestream porta verso l'inanimato e quindi presupporrebbe che esista un'origine. E quindi abbiamo questa figura, la ripetizione è il travestimento, apparentemente, il travestimento di una sorta di materia brutta, il vivente che va verso l'inanimato, va verso la materia brutta, va verso morte è l'origine verso cui diventa per inciso, ma tanto è nota questa cosa, c'è un nesso tra il principio di piacere e il todestream. È un'affermazione molto potente di Freud, dove dice che il principio di piacere è appunto la tendenza a ritornare allo stato precedente e quindi ha a che vedere con il todestream. La risposta di Deleuze però è diversa, e cioè i travestimenti, le maschere, le forme di ripetizione, non travestono un'origine. Cioè non c'è un'origine che si ripete in varie figure. Sono le figure dell'ossessivo, per esempio. Ma la sequenza va invertita. Freud però, siamo a pagina 28, non può fare a meno di questo meccanismo della ripetizione brutta. Cioè c'è una sorta di creazione dello stesso Freud a tenere presente questo discorso. È come se Freud avesse al suo interno, così lo capita io, come dice, una sorta di ambiguità. Cioè da un lato si accorge che c'è qualcosa di potente nel todestream, ma dall'altro lato lo tira sempre indietro verso questo schema per cui si cerca di tornare all'inanimato. Allora, la risposta di Deleuze è questa, ed è in perfetta coerenza con quanto con un tema su cui lavora il pensiero francese in quegli anni lì, basta pensare a Derrida. I travestimenti non travestono un'origine, c'è solo travestimento, non c'è origine. Tuttavia Freud non può fare a meno di quello che si chiama ripetizione brutta. Allora, siamo a pagina 28. Ritorno all'inanimato. O anche materiale. Ecco, c'è questa distinzione che introduce tra la ripetizione materiale e una sorta di ripetizione trascendentale che è quella su cui si appoggia. Quindi la ripetizione esiste solo travestita. E quindi paradossalmente il travestito viene prima del nudo. Il nudo ha il ruolo di travestito. Non c'è un primo termine, pagina 28. Noi abbiamo introdotto questa discussione sull'introduzione perché partivamo dal capitolo secondo, la ripetizione per sé. E lì eravamo incontrato Freud e ci eravamo chiesti se si riusciva a mettere un po' meglio a punto questa questione del todestream. E quindi faccio un paio di riferimenti al capitolo secondo, pagina 136 e 137 della versione Cortina. Quindi non c'è ripetizione nuda. Il passo molto famoso e molto importante. La madre, noi non ci innamoriamo delle altre donne perché ripetiamo la madre, ma si dovrebbe dire così, i nostri amori non rimandano alla madre, siamo a pagina 138. C'è Proust naturalmente, no? La madre è Marcel adulto che parla. Fulvio, scusa, non c'è l'audio, non si sente più. Non è colpa mia. Adesso la magica per far ritornare l'audio. Adesso si sente, adesso che ti sei, diciamo,
Hai detto che non è colpa tua, è tornato. Esatto. Libero dalla colpa, è tornato. Freud. Allora, la madre per Marcello adulto si costituisce, per così dire, al futuro anteriore, come passato puro. Il tema del passato puro, che non è mai stato presente, è un tema tipicamente prustiano che Deleuze riprende molte volte. Quindi si ricostituisce a partire dalla maschera della ripetizione. In realtà è la madre che ripete Odette, Albertine e tutte le figure erotiche. Io credo che questa sia una versione deleuziana di quello che Freud definisce la Nachträglichkeit, che non sono mai riuscito a tradurre se non come percorso a ritroso, qualcosa del genere, no? Ecco, allora, quindi la ripetizione consiste nelle varianti, l'origine è generata dalle varianti, non c'è ripetizione nuda, la madre appare a partire dalle varianti, e è un punto molto importante, scrive Deleuze, siamo a pagina 28, quando Freud, che è in questa chiave, rinuncia all'ipotesi di un evento reale ripetuto, cioè di un'origine che viene ripetuta, il trauma, eccetera. E quindi si può contrapporre la parola reale alla parola fantasma. E qui Deleuze fa un'associazione tra fantasma, simbolo e simulacro. Siamo a pagina 38. Il fantasma, il simbolo e il simulacro si coappartengono. Per me fa problema l'uso della parola simbolo, poi bisognerebbe cercare di capire perché uso questa parola, e comunque l'uso della parola simbolo è molto diverso rispetto per esempio a quello di Lacan e ad altri corrispondenti o dialoganti con Deleuze in questo periodo. Allora, andiamo a prendere il passo che c'è a pagina 28. Mediante il travestimento e l'ordine del simbolo, la differenza è compresa nella ripetizione. Che cosa si potrebbe dire della parola simbolo? Credo che ciò che manca nel simbolo in Deleuze è, per così dire, la tensione verso l'unità. Cioè, noi siamo abbastanza abituati a pensare al simbolo come i due pezzi del mattone che si devono ricongiungere, no? Il simbolo qua sembrerebbe indicare questo, è il differire. Prospettiva dell'unità. Quindi il simbolo è fantasmatico. È significativo, secondo me, che lui associa la parola simbolo alla parola simulacro. La parola simulacro poi acquisterà una potenza specifica più avanti. Allora, mediante il travestimento, la differenza è compresa nella ripetizione, cioè ripetendo si producono differenze. Pagina 29. La maschera e il travestito sono la verità del nudo. È Odette che produce la madre, per capirci, o Albertine che produce la madre. Perché? Perché il ripetuto non può essere rappresentato. Deve sempre essere mascherato da ciò che significa, cioè è il significante che lavora e in qualche maniera crea il significato, lo produce. Credo che questo equivalga a un termine molto, molto importante di Freud, che è Vorstellungsrepräsentanz, cioè quando Freud dice, scrive, che la pulsione non è rappresentabile e manda avanti un rappresentante, ma come noi diciamo che c'è un rappresentante di mobili, un rappresentante di lavatrici, un rappresentante di qualche cosa, no? Perché non può comparire di persona. Ecco, quindi è la catena dei, la lacanese,
dei significanti o dei rappresentanti. Ma perché la pulsione non può apparire in persona, non può mostrarsi? Perché si può vivere solo nella ripetizione. Pagina 29. Non posso vivere certe esperienze se non nel modo della ripetizione. Cioè non le posso vivere direttamente. E quindi, cambiando linguaggio, si può vivere Eros, Albertina, Odette, eccetera, solo nella ripetizione della mente. Quindi, Thanatos, o Thanatos, pagina 29, è il principio trascendentale, è ciò che dà la ripetizione a Eros. Eros può esistere solo nelle forme della ripetizione. Sì. Si può anche dire, forse si può dire così, Thanatos produce Eros per ripetizione. Bene, siamo a pagina 29. A questo punto Deleuze fa queste affermazioni che quindi la ripetizione indica quello che Freud chiama Urverdrängung, rimozione originaria. Non c'è una presentazione pura se non attraverso la rimozione. Cioè, ciò implica, scrive Deleuze, pagina 29, che noi crediamo, fine pagina circa, che Freud si avvicini al massimo a una ragione positiva interna alla ripetizione. Cioè la ripetizione fa qualcosa, non si limita a negare, a portare verso la morte. E in seguito, questo in seguito andrebbe a ragionarci, questo si determina come Todestrito, in seguito. Bene, pagina 29-30. Quindi non si tratta di, e qui siamo dentro nel meccanismo analitico freudiano, dell'impianto psicoanalitico, non si tratta di ricordare per cessare di ripetere. La frase che Deleuze usa qua è praticamente una citazione del primo volume della Recherche, Proust, che si chiama Combretto. Come tutti sappiamo, si trova a pagina 49 dell'edizione, della prima edizione in audio, quella è questa soppiantata con l'altra di Mariolina e Bongiovanni Bertini. La presa di coscienza è poca cosa, questa è la frase di Proust. Quasi la stessa, mi sono portato dietro anche il libro di Proust, ma non vorrei essere poi esagerato. La presa di coscienza è poca cosa. Cioè sì, mi rendo conto, capisco, eppure continuo, ripeto, non funziona l'analisi così, no? Cioè non funziona portando qualche cosa alla luce della coscienza. Si potrebbe discutere a lungo di quella frase di Freud che può essere interpretata in due modi opposti, che è Voes war, soll werden, che il freudismo ortodosso, grosso modo, interpreta alla luce di dove c'era l'es, là deve arrivare l'io. E che Lacan, a mio parere correttamente, interpreta al contrario. Dove es era, io devo arrivare. Cioè devo andare là. Che è il principio del tasto. Allora, non si tratta di ricordare per cessare di ripetere, la presa di coscienza è poca cosa, bisogna pagina 30, andare a cercare il ricordo là dove era, installarsi di colpo nel passato. Questo è il legame tra Eros e Melosina che abbiamo visto nel precedente. Faccio riferimento ancora alle pagine 136 e 137, che dovremmo poi andare a rivedere. Allora, che cos'è che si intende precisamente? In quelle pagine dell'Eros lo dice in modo abbastanza preciso. Non una cosa reale, ma un oggetto virtuale X che non cessa di spostarsi nella catena delle maschere.
non cessa di spostarsi, si maschera nelle sue ripetizioni. La madre, la vedetta, è uno stesso oggetto, ma è X, cioè non è un oggetto di fede. Qui viene fortissima la tentazione di Malfatti, di Acripoli, di dare come traduzione di questo del ripetuto l'oggetto A di Lacan. L'oggetto A di Lacan è, lo dice lo stesso Deleuze, è ciò che manca al suo posto, che non ha un'identità precedente, che continua a percorrere avanti e indietro le catene. E io ci metterei in questa figura anche il precursore buio. Posso azzardare che la parola buio equivalga, che sombra, se non mi posso mai succedere, Deleuze scriverà: il precursore buio è il differenziante del movimento di ripetizione. Buio non equivale al silenzioso della funzione di morte di Freud. Buio, silenzioso, non si vede, cioè trascendentale nel linguaggio di Deleuze. È possibile riflettere su questa cosa. Quindi c'è questo insieme di oggetti non oggetti, che sono il motore della ripetizione attraverso la maschera. Quindi bisogna andare a cercare il ricordo là dove era, installarsi di colpo nel passato, e a questo punto non è una questione di coscienza, ma è questione di tratto. Ed è il ricordo puro mai stato presente, di cui Deleuze continua a riflettere e parlare. Io credo che funziona veramente delle fonti formidabili di tutto questo, tutta questa riflessione. Sono andato a rileggermi le prime pagine di Combré, che sono proprio non tanto la fine del capitolo Combré, quello dove parla della Madeleine. E lì c'è veramente il presente di questo ragionamento. Allora, quindi forse si potrebbe dire così: nel trance mi installo di colpo nel passato, ma che cosa vuol dire? C'è una composizione tra è veramente accaduto allora, in quel tempo, e accade adesso al futuro anteriore. Cioè il transfert è questa forma del sarà stato vero, questa è la carta. Quindi io mi installo nel passato, ma non perché sia avvenuto qualcosa là, perché l'avvenimento è la differenza tra questi due, tra queste due posizioni del transfert. È un'osservazione molto interessante, pagina 30, che fa Deleuze: il transfert ha qualcosa a che vedere con la sperimentazione scientifica. Cioè è una prova di laboratorio. Io sottopongo a questo tipo di sperimentazione in condizioni controllate, cioè il lettino della mente. Però bisogna fare questo, cioè inutile portare alla luce dell'io quello che c'era nelle, bisogna che mi trasferisca là. Ed è esattamente quello che dice Lacan quando interpreta il voi sbagli. Quindi a questo punto è come se ci fosse, si tirasse una riga, no? E si ritorna all'istinto di morte. Allora, che cos'è l'istinto di morte? Io questo non l'ho capito, lo riferisco, ma non l'ho capito. Siamo a pagina 30. L'istinto di morte è il giudice, ciò che mette alla prova i ruoli. Quindi abbiamo detto che ha un ruolo positivo, d'accordo, la ripetizione non si limita ad andare verso l'inanimato, ma genera qualche cosa su cui bisogna riflettere. È una frase di Miller, che lui non dice chi è, ma io credo, andando a guardare poi la... Ma sai che non lo so, perché... Allora, qui nella bibliografia, sì, è vero, ma nella bibliografia c'è, io sono andato a vedere, la bibliografia è stranissima, non so se l'avete guardata, non si capisce quasi niente. Allora c'è Miller, Jacques Alain Miller, cioè il discepolo di... E dopo c'è Milner, che è un altro di questa generazione molto importante, ma non c'è. Quindi, forse Jacques Alain Miller, che dice nel suo libro su Rimbaud, su Rimbaud, non sappiamo cosa è su Rimbaud, e dice questa cosa: la morte mi aveva liberato, ne avevo fatto esperienza.
A cui poi dopo ci si ritorna, che non è vero che chi muore non sono io. Io posso vivere la morte in vita, gli aspetti della morte. E quindi, pagina 30-31, l'istinto di morte è in funzione di tre esigenze. L'idea di un istinto di morte, scrive, dove a mio parere la parola idea qui non è tematica, è semplicemente una cosa che poi verrà tematizzata, c'è una posizione tra concetto e idea, ma in questo momento credo che sia un linguaggio abbastanza comune. E le tre esigenze sono queste. Prima, la ripetizione come principio originale positivo. Cioè non si ripete qualcosa che c'era prima, ma si genera. Due, il potere autonomo di mascheramento della ripetizione. Tre, la mescolanza di terrore e libertà nell'istinto di morte. Qui si conclude il paragrafo e io mi fermerei qui perché è già abbastanza difficile di per sé. Le pagine successive sono 31, pagina 31-39, sono piene di anche queste di cose molto importanti, ma io mi fermerei qua, non ci ho messo troppo tempo. La pagina 31 comincia con il nostro problema riguarda l'essenza della ripetizione. Continua a rimarcare questa cosa. La ripetizione non è la generalità, dobbiamo avere un concetto di ripetizione che non sia la ripetizione che dipende dal concetto. Lo ripeterà poi anche alla fine dell'introduzione. Mi sembra scritto qualcosa in chat. Vero, però. Riesci di fare? Grazie. Caspita. Luca. Mi dispiace. Allora niente, adesso è il che il mio battere dei tasti copriva più la tua voce. Avevi un ritmo di ripetizione. Era meglio così. No. Ma siete riusciti comunque a sentire? Eh? L'idioma si sentiva perfettamente. Sì. Ah, ok. Tu gli avevi tolto l'audio. No, no, che stavo digitando e loro sentivano il battere dei tasti. Sì, ma perché? Perché non l'hanno detto e l'hanno scritto? Perché il di morte esatto, so che per non disturbarti. Si sentiva comunque, Fulvio, si è capito benissimo. Sì, sì. È solo che dava fastidio effettivamente con questo rumore di fondo. Io mi trovo malissimo a fare. Lo faccio per puro spirito di servizio. Bravo. Sto veramente male. Questo ci fa dispiacere, però. No, anche perché voi siete in scansa fatica. Fulvio. Sì. Aveva ragione Cristina, è davvero Henry Miller. Ah sì? Sì. E cos'è? È un testo di Henry Miller su Rimbaud, che si intitola proprio Rimbaud. Però bello. Metteci anche il nome, no? Grazie. Cioè, se la sai, quindi, la sai. Se non la sai, ma la bibliografia è un esempio di potenza. Ma prima di tutto, mi sentite? Sì. Ah, bene. Bellissimo, grazie Fulvio, perché è molto, molto bella. Io volevo soltanto dirvi che cosa avevo sottolineato. Magari ha fatto problema anche voi, invece ho fatto solo problema a me. Allora, ho trovato interessante, più che problematico, ho trovato molto interessante laddove lui dice molto chiaramente: se consideriamo al di là del principio del piacere, siamo a pagina 26, il principio di morte ha proprio nella ripetizione sia il suo campo che il suo senso.
e si rivela non tanto nella distruttività, nell'aggressività, quanto nella ripetizione. C'è proprio questa sorta di legame che non è semplicemente legato all'esemplificazione che la ripetizione può dare insieme alla distruttività e all'aggressività, ma invece è un legame forte di senso. In effetti, se si pensa al di là del principio del piacere, gli esempi sono tutti relativi alla ripetizione, il ritorno al trauma del traumatizzato, il gioco del da forte, tutti sono proprio legati alla ripetizione. E questa è una questione su cui occorrerebbe scavare. Mi sembra che le pagine dopo qualcosa aggiungano, vi dico magari come le ho lette io. Poi un'altra questione che a me continua a fare problema è quando lui dice, ma anche tu in fondo l'hai sottolineata con una questione problematica, questo fare esperienza della morte, proprio la frase di Miller. Fare esperienza della morte è che io ho cercato di capire meglio questo fare esperienza della morte, laddove per esempio lui ne parla nell'apprentissage, perché dice che l'apprentissage è, ci sono immagini costantemente, di morte nell'apprendissage. Ecco, è costantemente costellato da esperienze della morte. Allora, mi pare, ma non voglio colonizzare il tempo, ma mi pare che le pagine successive abbiano come due aree di sperimentazione della ripetizione che possono un po' chiarire questi punti. Uno è quello di una filosofia della natura, perché io ho trovato moltissimi elementi che proprio rimandano a questa filosofia della natura che Deleuze poi non ha mai tematizzato, ma che è davvero evocata spesso. E un'altra invece è il legame di ripetizione e formazione, laddove si lavora soprattutto sull'imitazione e l'apprendissaggio. E a me la verità mi ha portato questo legame a TARD. Per curiosità sono andata a vedermi le leggi dell'imitazione di TARD, soprattutto devo dire il primo capitolo, perché non l'ho mai letto tutto, il capitolo riguardante la ripetizione universale. E devo dire che TARD mi sembra che davvero sia il fuoco che alimenta questo lavoro, sia inerente alla filosofia della natura, sia concernente la formazione. Ecco, mi limito, per quanto riguarda quella che chiamerei appunto la filosofia della natura, a leggervi un brano di pagina 33. Che per me è davvero di grande bellezza. Qui raggiunge, ci sono dei momenti in cui differenza di ripetizione raggiunge davvero le lette del poetico. Qua dice: persino nella natura le rotazioni isocrone sono soltanto l'apparenza di un movimento più profondo. I cicli di rivoluzione non sono se non degli astratti messi in rapporto. Rivelano cicli di evoluzione, spirali a ragione di curvatura variabile, la cui traiettoria ha due aspetti dissimmetrici come la destra e la sinistra. Sempre in codesta apertura, che non si confonde con il negativo, le creature intessono la loro ripetizione nel momento stesso in cui ricevono il dono di vivere e di morire. Secondo me risuonano parole sempre legate a questa filosofia della natura che avevamo provato, vi ricordate, a pagina 113, quando lui evocava la sua lettura della metempsicosi e diceva: ognuno sceglie la propria altezza, il proprio tono, forse le proprie parole, ma l'aria è pur sempre la stessa e sotto tutte le parole insiste uno stesso ritornello, su tutti i toni possibili e a tutte le altezze. Ecco, nel brano di pagina 33... Leibniz, è sempre lo stesso, come cita Leibniz, è sempre la stessa cosa, tranne i gradi di perfezione. E nel brano a pagina 33
Sì, è interessante, sempre per l'indagine che stiamo cercando di svolgere intorno a come leggere l'esperienza della morte, il dono di vivere e morire è uno, cioè non sono due. E poi anche il morire fa parte di questo dono. Si giunge, a mio parere, cioè questi sono proprio davvero passaggi che mi fanno pensare a quel nono piano 1837 del ritornello, i mille piani, dove la natura diventa, questa è una citazione proprio, personaggio ritmico dalle trasformazioni finite. Uh-huh. Vi dicevo, si trovano, a mio parere, delle ispirazioni potenti in Tard, perché Tard fa del mondo fisico, del mondo vivente, del mondo sociale, un'unica realtà che è sottoposta alle medesime leggi, e le leggi di questa unica realtà sono proprio differenza e ripetizione. Peraltro, per Tard è il paradigma societario, un paradigma cosmico, perché tutto è società. L'aggregazione di atomi, di corpuscoli, di onde, hanno tutto andamento societario, quindi sostanzialmente l'aspetto, il mondo sociale diventa una sorta di paradigma cosmico. E nella filosofia di Tard l'esistenza è un differire, si esiste differendo, è la forma del vivente, ma non solo del vivente. Se andiamo a considerare in che modo si sviluppa la vita di una società, dice Tard, questa non è altro che una successione di invenzioni e imitazioni. E nel mondo a modello di questa costante alternanza di invenzioni e variazioni, tutte somiglianze e ripetizione. Dice Tard, ci fa fare nelle prime pagine una specie di modello, diciamo così, di esperimento mentale. Dice, se noi pensassimo a un mondo fantasmagorico, lo chiama lui, in cui niente si assomiglia, niente si ripeta, tutto sia evento unico, dice, vi leggo, in cui i movimenti degli astri siano senza periodo, le agitazioni dell'etere senza ritmo vibratorio, le generazioni successive senza caratteri comuni, senza nessun tipo ereditario. Bene, la nostra mente non potrebbe apprendere nulla di questo mondo, perché la nostra mente è capace di apprendere dove c'è somiglianza, ma poi più avanti aggiungerà, e comunque tale mondo fantasmagorico sarebbe molto meno ricco del mondo reale, per cui non sarebbe senz'altro il più ricco dei mondi possibili in variazioni, in individuazioni, in ripetizioni. Quindi è come se in parte la ripetizione sia la legge della espansione cosmica, che può essere vibratoria se pensiamo al mondo fisico, può essere la trasmissione ereditaria se pensiamo al mondo organico, si esplica nell'imitazione nel mondo sociale, ma l'intero cosmo è il prodotto di queste vibrazioni ripetitive che sono individualizzanti. Peraltro è interessante perché lui anticipa l'idea di una, attraverso queste leggi dell'imitazione, di una globalizzazione in un certo qual modo, no? Però è una contraddice con Condorcet e l'illuminismo, perché questa tendenza imitatoria che porterà sempre più, no,
alle ripetizioni e quindi ad un'unità, non comporterà assolutamente uguaglianza, perché questo non è affatto garantito dall'imitazione, no? Quindi non c'è in lui nessuna lettura da questo punto di vista, non so, anche di progresso sociale. E peraltro quello che invece potrebbe emergere è una progressiva dissimilianza sociale e un'assenza di qualsiasi compromissione dell'originalità specifica di ciascuno, perché ogni variazione è assolutamente individuante. E qui io sono sparita. Mi sentite ancora? Sì. Allora, perché vi parlavo di TARD? Perché forse a questo punto la morte come la legge Deleuze è più comprensibile in una lettura di questo genere. La morte è nello stesso procedere di questo dinamismo della ripetizione, non può che essere costellata costantemente di morti, no? Questa sorta di continua scaturigine del nuovo, che sia invenzione, che sia appunto individualità, che sia singolarità, attraverso per appunto la ripetizione. E così anche nella formazione, quando lui dice che la formazione è costellata di morte. Vi faccio un esempio veramente molto trito, ma insomma io pensavo anche a come nella storia italiana della formazione Pinocchio abbia il ruolo di un modello, no? Ma è un modello legato al fatto che la formazione è una storia di morte ed è costantemente una storia di un'esperienza di morte. Facciamo molta fatica ed è soltanto con un artificio, io credo, no? Che non è senz'altro appunto di rievocazione, a pensarci analfabeti davanti al mondo della parola. Quell'individuo muore nell'alfabetizzazione, quell'individuo che vedeva le A con la pancia. Io qualcosa mi ricordo, no? Avevo delle lettere che mi piacevano, delle lettere che non mi piacevano per la loro matericità, no? Ecco, quell'individuo che di certo apprende il mondo senza la mediazione della parola, per esempio, della parola scritturale, muore. Nella formazione muore, non c'è niente da fare. E così la formazione prevede costantemente quella che si chiama l'esperienza della morte. Io non riesco a trovare altre letture. Magari invece qualcuno riesce a leggere l'esperienza della formazione in altro modo. Non so. Ma non è quello che dice... Scrive a pagina 36, sempre si danno immagini di morte all'apprendimento grazie all'eterogeneità che si sviluppa in un'intera. Cioè, deve morire un io precedente per dire. Tant'è vero che lui più avanti parla di due possibilità della morte riferite a Blanchot. Una è il Simone impersonale, e l'altra è la morte dell'io, la morte dell'ego. Beh, diciamo, ma non sentite, è la morte. Cioè, che differenza c'è? Scusa. No, scusa, che differenza c'è fra cosa? Non ho capito io. Mi domandavo molto ingenuamente. Non è la loiosis di Aristotele? E se non lo è, perché? Che differenza c'è? Cioè, quando tu ricevi qualcosa, no? E vieni in qualche maniera spostato, disassato. Questo è Simone Don, tra l'altro. I processi sono dei processi di disassamento. E qui lui fa tutto un discorso sul centro e sul fatto che il centro si sposta. Centramento.
centramento, cioè, la rima. Allora, diciamo, siccome questo è in particolare riferimento a Tard, dà il vantaggio, mi sembra, di tagliare definitivamente i ponti fra tema della morte e tema della negatività, no? Cioè, qui la morte casomai è qualcosa, mi sembra almeno, che interviene sempre per eccesso, non per difetto o per spegnimento, no? E direi la morte è il virtuale che come tale non può essere esperito, che non si potrebbe dare perché non ce ne sarebbe nessuna forma possibile, sarebbe povero come forma esperita, infinitamente povero nella sua infinita ricchezza. L'infinito divenire come tale non può essere esperito, no? Da questo punto di vista, io proverei, pur essendo d'accordo, un piccolo correttivo sul tema dell'apprendimento e della formazione, no? Cioè, a una prima lettura, l'apprendimento e la formazione è il venire a perdere, il dover abbandonare una fase precedente, si passa a una fase successiva e c'è un passaggio di morte in questo. Però questo secondo me è ancora troppo riduttivo o negativo, no? Cioè si nega una fase precedente. La morte nell'esperienza è, come Cristina stessa diceva, è il non tanto il trovarsi, ma il ritrovarsi costantemente afasico rispetto a qualcosa che deve ancora venire. Cioè la morte è l'arrivare, il ritornare di un eccesso rispetto alla fase ordinata nella quale siamo. Quel riaprirsi ovviamente si dà come un eccesso che non è negativo ma non ha una sua forma attuale. È un qualcosa che noi conosciamo già, per ripetizione, un qualcosa che abbiamo già vissuto, questo aprirci verso un eccesso che non è ancora formato, ed è il riaprirsi ad una nuova fase di formazione. Cioè Non è ciò che muore, la morte non è la forma che si abbandona per andare a una fase successiva, ma è il tornare di un eccesso, il ripresentarsi dell'eccesso, del dinamismo della realtà, il ritornare del virtuale che fa pressione sull'attuale e ci obbliga a un passaggio trasformativo, ad andare verso una nuova forma. Direi, in questo senso si può pensare alla morte come qualcosa che si dà soltanto nella ripetizione, è qualcosa che come tale sempre torna, e B come qualcosa che non è nulla di negativo, no? Che non ha nessuna negatività. Posso, sul fatto che la morte non abbia nessuna negatività, ho qualche dubbio. Credeloso, eh? Sì, sì, nel senso okay. Che posto che la morte non è il fatto di morire, ma questo sì. Lo dice nel sì. Capitolo secondo, la morte è un'istanza trascendentale, credo, mm-hmm. nella misura in cui consente di esperire il non attuale, cioè l'evento. Non è un caso che quando parla dell'evento in qualche modo che per lui simbolizza l'evento in quanto tale, cioè della battaglia, chi è che esperisce l'evento della battaglia? Non chi la racconta, né il soldato che la combatte, ma il soldato morente. Quindi la morte credo che possa veicolare un'istanza trascendentale che ha un margine negativo, ma negativo nel senso che rappresenta l'impossibilità di ogni rappresentazione di definire e portare alla luce l'originario. Non è un caso. Eccessivo, non è negativo. Cosa? È un riemergere dell'eccessivo, non è un negativo. Ma anche il negativo in Hegel è un emergere dell'eccessivo in qualche modo. Sì, ok, ma qua, in questo diresti, potrei essere d'accordo se, cioè, non sono contrario, però questo vorrebbe dire, guarda, Deleuze hai letto male Hegel, no? Che non lo escluderei. Che non lo escluderei, però se restiamo un po' più, io stavo un pochino più banalmente sulla lettera dei termini deleuziani. Stando alla lettera dei termini deleuziani, la morte così presentata è qualcosa che dovrebbe dissociarsi rispetto al negativo determinante, no? Siamo d'accordo sul fatto che non è un negativo meccanico che non procede certamente, senza certo. Dubbio. Però nella misura in cui, per parafrasare il libro su Bacon, è una catastrofe della rappresentazione, rappresenta un punto limite e in qualche modo
può darsi, una negatività della rappresentazione in quanto tale. No, è l'eccesso puramente positivo che spezza la rappresentazione. Se no ricadiamo in battaglia, secondo me. Esatto. Che non nel senso che cadiamo in battaglia, sì. Ma... sì, giusto. Come l'ultimo di coloro che veramente capisce la battaglia sul momento di morte. Però, diciamo, siamo un po' sul limite della definizione di certi termini qua, Però, effettivamente, nella ostinata e caparbia volontà di Deleuze di leggere sempre un po' qualsiasi termine alla luce della pura positività, la morte qua è proprio il costante eccesso che ci travolge e che dobbiamo un po' riscoprire. Cioè, no, anzi, direi, non è il... non vedere più, moriamo quando non vediamo più le lettere con la pancia, le lettere lunghe, le lettere così. Quando a un certo punto le lettere non funzionano più e ricominciamo a vedere pance, gambe e occhi alle lettere, perché scopriamo qualcosa che è un alfabeto che come alfabeto non funziona ancora, di nuovo. E quell'esperienza lì, la morte in realtà, è il riscoprire quella cosa lì, sotto forma diversa, è il ripetersi del fatto che il mondo dei segni così come lo conosciamo diventa un po' meno sicuro e perché c'è un qualche eccesso che spinge, direi. È lì che la morte ritorna come qualcosa che spinge, ma che come tale non si dà, ovviamente, no? Perché si dà soltanto... nel momento in cui si dà già si sta annunciando una nuova forma, no? Per cui come tale è un trascendentale, perché non lo speriamo. Però quella cosa che speriamo è ciò che costantemente ci spinge verso il nuovo. È lo spingere del nuovo che ci spinge verso qualcosa di nuovo, che sarà ovviamente in un certo margine determinato, direi. Io così la leggo. Poi sull'ultimo soldato, il soldato morente... bisogna anche forse fare un po' la tara a certe bellissime espressioni poetiche di Deleuze, cioè è effettivamente quello che su quell'attimo lì coglie tutte le aperture che ci sono state nella battaglia, no? E le coglie più di qualunque altro. Però lascia anche un po' il tempo che trova. Cioè sarebbe... ma è ricorrente, perché poi ritorna nelle lezioni dell'84, quando deve fare un esempio della volontà di potenza, fa l'esempio di un uomo che muore, finalmente si disfa cristallizzazioni del senso comune, ritorna nell'immanenza una vita quando... Però questo viene contrapposto anche a altre immagini, che sono il stare sui margini del deserto, tenere la forma ai limiti della sua dissoluzione, ma un passo prima. Sì, sì. Non il bicchiere che ci ubriaca, ma il penultimo bicchiere, no? Ma secondo me vanno tutte nella stessa direzione. Sì, però è sempre uno prima. Sì, ma infatti il comunque soldato... di restare in vita. Non... il soldato morente non è morto. È un andare esatto, al limite. Esatto, esatto. Anzi, sì. Perennemente morente. Sì. Sì. O in, così. Beh, è la vicenda del suo Edipo di Hölderlin, riletto da Beaufort e poi da lui. Cioè, Edipo non muore. Edipo... Non muore come fatto, Edipo continua a morire per tutta la vita. Sì, ecco, ok, vedi qua mi ha trovato un punto. Volevo chiedere a tutti e due, e quello che dite si collega anche al tema della fêlure, allora, perché la traccia di questo eccesso impossibile da rappresentare ha quella ricaduta che Deleuze forse chiama anche fêlure, dunque anche Fitzgerald in questo senso, cioè una sorta di catastrofe dell'io. Sì. Anche sì. In questo cui... esperirsi morenti è la fêlure, forse. Esatto. E quando questa cosa si chiude completamente, invece, quando questo esperirsi morenti, nel senso di essere spinti da qualcosa che fa eccesso, si chiude completamente, la forma si richiude, si ossifica e lì si esperisce invece proprio la morte come ossificazione, in cui è totalmente indifferente a essere vivi o morti a quel punto. Ma quello è la materia inanimata, sarebbe. Cioè sarebbe... Esatto, quello... esatto. Comunque il testo di Fitzgerald si chiama Crack Up, che traduce la scheggiatura. L'inclinatura, mi pare, in italiano. L'inclinatura. È bello, l'inclinatura rende bene, sia una buona... È la storia della...
del crollo psicotico di Fitzgerald. Sì. Però volevo fare un riferimento che forse può aiutare. Allora, torniamo alla siamo intorno alla pagina 147-148. Dunque, la morte non si può ridurre a una determinazione oggettiva della materia. Il ritorno del stream non consiste in un ritorno alla materia inanimata. Bene. Poi fa un paio di affermazioni pesanti e sono la morte non è la materia inanimata, ma è 147. Esperienza soggettiva del vivente, in questo senso quello che voi avete appena detto funziona, no? Cioè io faccio l'esperienza dell'eccesso. Quello che dicevi sull'immanenza una vita è molto vero, cioè nella morte, nell'attimo, lui quando parla di Dickens parla dell'attimo che precede la morte, in cui il malandrino sta per morire, e in quel momento lui tocca la vita, una vita, un'unica vita per tutti, è una vita indeterminata, quindi quello lì è l'esperienza della morte. Quindi, prima affermazione, la morte si può vivere, è un'esperienza soggettiva del vivente. Seconda affermazione, siamo sempre lì, è la forma ultima del problematico. Che cosa può voler dire questa roba? Vuol dire che è l'incessante domanda, è il fatto che non ti fermi mai e vai sempre avanti, perché se non c'è il problematico non... E la terza affermazione, sempre nella stessa pagina, è l'incontro del vivente con l'impersonale. Questo è Blanchot quando parla di Rick. Quindi io posso vivere questo. E subito dopo, pagina 148, è lo stato delle differenze liberate dalla forma dell'io, che è la versione che Deleuze dà del si muore di Blanchot. Cioè, lo stato delle differenze liberate dalla forma dell'io è quello stato in cui ci si desoggettiva, cioè si tocca il piano di immanenza, per dirla con l'ultimo. Ecco, tutto questo positivizza Thanatos, indubbiamente. Sì. Un modo per darne un quadro che è positivo. In che senso positivo? Nel senso che continua... Come dire, il soggetto continua a muoversi, non sta fermo, ecco. E questo c'entra con il fatto che, questa è l'affermazione forse più paradossale, che il Todestrieb ha a che vedere con l'avvenire. La terza sintesi passiva, la prima è l'habitus, ed è il presente. La seconda è la mnemosine eros, ed è il passato, ed è passato il prof. E la terza è l'avvenire. E che cos'è l'avvenire? L'avvenire è l'opera che si sostituisce all'io. Sono le ultime pagine della recherche, no? Quando lui spiega adesso muoio come quello che ti sta raccontando questa roba qua, e trasferisco nell'opera. Quindi c'è anche in questo senso un significato positivo della morte. Muore il soggetto e si trasferisce in qualche cos'altro, che non è la personalità soggettiva, eccetera, e ha a che vedere con la produzione di qualcosa d'altro, con la produzione di un'alterità, che è l'opera. Così la capisco abbastanza, anche se può dura dire che... Però, dopo un ultimo riferimento, l'atto di creazione nell'edizione Cronopio, c'è una bellissima postfazione di Antonella Muscati e dice questo: la propria morte come forma di vita e la morte di ciò che è egoico proprio, personale, per arrivare a una vita, quello che dicevamo adesso, cioè una molteplicità impersonale. Quindi l'incontro con il personale di cui parla Blanchot è visibile nel termine della vita. E questo sforzo di positivizzazione riguarda anche la rimozione in queste pagine.
Perché anche qua c'è, sì, cioè, sì, le pagine che, per tornare alle pagine che stavamo commentando, no? Pagina 29, mi sembra che siano interessanti queste righe dove lui dice: non ripeto perché rimuovo, rimuovo perché ripeto. E qui addirittura l'idea è quindi che saremo sono determinato a rimuovere. Non c'è più l'audio. Sei partito l'audio un attimo. Ora forse funziona. Sì. Vabbè, maledizione. Quindi sì, sono determinato a rimuovere ciò che mi impedirebbe di vivere determinate cose così, ovvero la rappresentazione. Cioè, in qualche modo la rimozione qui sarebbe una sorta di rimozione vitale, un antidoto a ciò che ci impedisce di vivere la differenza, di esperire la ripetizione. Beh, è davvero una sorta di rovesciamento, perché freudianamente rimozione è ciò che mi porta a ripetere sempre di nuovo la stessa situazione in una maniera abbastanza meccanica, e quindi in qualche modo sembra... Capisco, Freud, rimuovo perché, ripeto perché rimuovo, perché non capisco, perché non trovo la causa. Sì, esatto. Quindi si è condannati a una sorta di meccanismo ripetitivo, mentre effettivamente lui qua lo rovescia completamente questo discorso, no? Al punto tale che parla poi, forse questo non l'ho ben capito però, di una sorta di rimozione originaria, sempre qui, no? Ma questo è il trento. Sì. Ma lui dice, scrive, non posso fare certe esperienze se non nel modo della ripetizione. Esatto, esatto. C'è l'esperienza originaria che tu hai rimosso? Non c'è. È la ripetizione che produce l'esperienza originaria. Questo è un punto veramente fantastico. Sì. Perché Freud se n'era accorto di questo. Quando Freud rinuncia a cercare l'episodio reale che ha prodotto il trauma, e si accorge che potrebbe anche non esserci stato. Sì. E quindi si accorge di questa idea che la ripetizione ha qualcosa di originario in sé, e in questo senso è positiva, tra l'altro. Genera, produce. Sì. Sì. Esatto. O che se c'è stato è prodotto come originario a partire dai termini successivi. Sì, certo. O non c'è stato, o se c'è stato è prodotto come tale retrospettivamente. Fantasma. Sì. Qui è il fantasma. La mamma, però l'ha identificata come perduta guardando Odette. Zara, certo. Bertina. Certo. Dice, ah, allora sarà stato il futuro anteriore. Sì. Quindi, in poche parole, il ripetuto non c'è. No, lui dice che c'è, ma c'è un punto dove usa esattamente la parola ripetuto, ma non è l'originario che si ripete, così ho capito io. Sì. Si produce nel meccanismo differenziale della ripetizione. Si genera. Il simbolo, il simulacro è la lettera della ripetizione stessa. Mediante il travestimento, l'ordine del simbolo, la differenza è compresa nella ripetizione. Perché usa la parola simbolo, non è chiaro. Forse detto questo, io non sono così sicuro che poi lui si sottragga completamente a una qualche sostanzializzazione del ripetuto. Nel senso che è trascendentale, nel senso che non si dà come questa o quella cosa, se non dandosi come illusione che sia quella cosa che costruiamo retrospettivamente, però di fatto è il piano ascoltito a noi del virtuale, no? E questo lo sottolineo perché, cioè, è vero che ciò che si ripete è la ripetizione stessa, o meglio ancora il ripetersi, no? L'ho proprio il verbo, il ripetersi. È l'atto e non l'attuale, no? È l'attualizzarsi e non l'attuale, ciò che si ripete. Però quello che si ripete è questa forza che in fondo è l'aspetto nascosto del mondo rispetto a come noi vediamo i fenomeni strutturati attualmente di fronte a noi, no? Cioè in fondo un po' così, c'è un po' questo sentore romantico di un altro strato,
del mondo sotto le cose? Sì. Di quel velo di Maya che non si può squarciare, che non troviamo nessuna cosa attualmente dietro, che non vuol dire che sia un nulla vuoto ed inerte che c'è dietro, no? È un motore, un movente. Però il tema dell'altro resta di questa ed è problematico, e perché dico che è una sostanzializzazione? Perché finisce poi da qualche parte, e forse non si può evitare questa roba, ma fare pugni con l'agenda fondamentale di Deleuze, che è quella di una pura attualità. E ti ci voglio lì, ad avere l'attualità e poi questo sempre mancato dietro, capito? Arriva alla sua articolazione più raffinata, perché naturalmente non è niente di sostanziale, però questo sentore di sostanzialità ce l'ha sempre, no? Dico, un qualcosa sì, ma c'è dietro c'è altro, no? Così, questo secondo me è... Che poi anche la critica che gli fa Badiou, fra l'altro, sotto un angolo diverso, ma dice la grande agenda di pensare in termini puramente attuali, senza ridurre a un bieco meccanicismo delle cose, ovviamente, no? Ma di dinamica. È anche la mia agenda, però Deleuze, reintroducendo il concetto di virtuale, fa fallire il suo tentativo. E secondo me questa cosa, un po' in questo, lo stiamo vedendo, capito? Proprio in questo tema qui. Barato, questo era un po'. È l'unico bemolle, direi, l'unico bemolle. Poi fantastica questa roba. Virtuale avrebbe un aspetto numerico? Eh? Virtuale avrebbe un aspetto numerico? Beh, almeno un aspetto ce l'ha, secondo me, sì. Nel senso che c'è sempre un qualcosa in più rispetto all'attuale, no? Reale ma non attuale. Quella è la definizione. Mm. Sì, e lui è proprio da come lo manipola che fa sempre un po' pensare a queste cose. Cioè lui, il fatto che poi alla fine bisogna andare al di là della fenomenicità delle cose, un po' ce l'ha sta roba qua, lui. È così. È il suo essere un platonico paradossale, no? Che lo dice poi anche a chiare lettere. Se si tratta del platonismo, della dinamica delle idee, allora io sì sono un platonico, no? Bergsoniano. Esatto, così poi ben venga, cioè non... però ecco, sì, secondo me anche sulla distinzione, scusa, sì, non ho finito, è un aspetto da non dimenticare, non dice tutto ma è un angolo da non dimenticare questo, ecco, voilà. Secondo me quando Ronchi interpreta il virtuale come pura attualità non ha tutti i torti, nel senso che Deleuze fa coincidere l'attuale con il presente, insomma, proprio la semplice presenza heideggeriana. Il virtuale non è possibile, cos'è? È puro atto. E tra l'altro, così mi veniva a mano una suggestione. Infatti avevo usato questo termine, sì, sì. Lui nell'immanenza una vita fa questo riferimento abbastanza misterioso a Fichte, che sicuramente non è uno dei suoi autori di riferimento, e quando Fichte dice, ma come si fa a cogliere il puro atto? Non si può cogliere. L'unico modo impossibile e che si dà solo per approssimazione è testuale, che Dio vada a fondo. Sì, giusto. Sì. Il virtuale, questo è, così come una cosa ha sulla sua punta estrema un doppio aspetto, attuale e virtuale, a me sembra che anche il virtuale stesso abbia in realtà, anzi, soprattutto il virtuale stesso ha due lati, il virtuale da solo. E sono uno, e sono d'accordissimo, infatti l'ho accennato in un punto questa cosa. Cioè il virtuale si dà come atto che spezza l'attuale. L'atto e l'attuale sono lungi da essere la stessa cosa, anche se l'attuale è non c'è attuale senza atto, no? Proprio perché nell'attuale ci sono due lati. Cioè il virtuale non è che sia tanto l'atto, ma il virtuale, e questo fare una piccola correzione, il virtuale non è l'atto, ma il virtuale si dà nell'attuale come atto che spezza l'attuale. Okay. Al contempo, e questo rovescia ancora, il virtuale è la totalità di tutto, totalità aperta ovviamente, di tutto ciò che è pensato in termini dinamici. Quindi in un certo senso il virtuale è anche l'attuale, ma come totalità di presente, passato e futuro, pensato non in termini cronologici, in quanto agisce sul presente. In quanto tutto questo agisce sul presente. Ma anche questo è estremamente problematico, perché o diciamo che un'infinità potenziale è un'infinità potenziale. E non lo è.
Oppure diciamo che attuale e allora eterna. Già, allora si va, esatto. Si va allora, a Severino in due secondi, secondo me. Allora, però potenziale, diciamo letteralmente proprio dello sbip, no, non lo è potenziale, no? Io sono d'accordo con te su un punto diverso, cioè il virtuale non è attuale in quanto è atto, ok? Quello è casomai l'aspetto del virtuale che proprio non è attuale, si dà nell'attuale spezzando l'attuale, ma il virtuale paradossalmente è attuale sul suo altro aspetto, cioè è l'insieme di tutto quello che prima o poi sarà attuale, di tutte le combinatorie dell'attuale. Quindi in questo, però questo secondo me, poi non è difficile da dire dove o come, però comunque, soprattutto nella stilistica, nel modo di procedere di Deleuze, non risolve comunque completamente il fatto che ci sia questa tendenza di dire, ah sì, ma rispetto all'attuale c'è altro, bisogna andare al di là, ci sono i fenomeni e c'è un qualcosa di un po' numenico. Sì, questo è un po' il problema che ricorre, secondo me. Però poi andando a vedere bene, sì, sono d'accordo, la dinamica è questa. E si capisce pensando che il virtuale stesso è diviso in due. Atto e totalità aperta delle dinamiche dell'attualità. Passata, presente e futura, direi. Il disturbatore, faccio presente che sono le 18:30, quindi chiedo a Cristina se siamo giusti, se poi abbiamo ancora un attimo, se dobbiamo chiudere. No. Cosa dite? Come ci organizziamo per la... Non direi ancora delle pagine successive rispetto a quelle esaminate. C'è da 31-39 e poi 39-42 per concludere in C'è qualcuno di noi che se la sente di fare primo lettore? Dalle pagine 31, non so, alla pagina... Che divisione avevi dato? 31-39 31-39. Per quando però? Per quando? Allora, per... Mi prendete sempre in castagna. No? 27? Mercoledì, l'ultimo mercoledì del... 27 aprile? Per il 27 aprile. Ma quando è fare? È il 16. No. 27 aprile. Ma lo posso fare io se volete. Sì, dai. Visto che... Cosa? Posso dire io due parole se non c'è nessun altro, intendo dire così. No, dai Stefano. Molto volentieri. Da un po' che non ti sentiamo, dai. Dunque, mi spiace che alla fine di questa della sessione, anziché ritornare sul rapporto con Freud, così abbiamo aperto e divagato, però non è incoerente con il tema che avevamo visto oggi, questo riemergere di questa forza che interrompe il tema del giorno. No. È interessante anche la questione del segnale. Segnale e segno, sì, che distingue. Segnale, segno, ma simbolo. Ci sono 5-6 cose. Uno è quello della letteratura. Delle linee. L'altra è quella del pentagono della pentagono, l'esagono, sì. Aspetta, aggiornamenti da Sandro sul nostro libro In divenire sulla morte. È morto. No, ci sto, è un periodo veramente un po' faticosissimo per questioni personali su cui non mi annoio, però ci sto pensando, sto rileggendo un po' di cose deleuziane. Ci vorrà un'occasione in cui ce ne parli. Un libro su Deleuze e la morte, un libro su più in generale sulla morte. Quello dobbiamo deciderlo. Sei tu, Fulvio, che hai lanciato l'idea? No, non è vero, l'ha lanciata lui. Adesso. L'ho lanciata io. Tu che... sulla morte. Io posso darvi qualche spunto dalla mia parte. E poi... Un carnetto napoletano dalla tasca. Cosa? Io tirando fuori il mio cornetto napoletano dalla tasca. No, ma la morte nel senso di Deleuze, una botta come di vita. Una botta di vita, esatto. Mi piace come... No, magari mi dirò un paio di idee, ma così. Io so già che lo farò su Accattone di Pasolini, lo so. E poi, voglio dire, gli altri diranno la loro. Bene, bene. Il titolo è una botta di vita.
Secondo me potrebbe vendere. Una botta di vita. La morte, due punti, una botta di vita. No, no, senza dire la morte, due punti. Una botta di vita e basta. Se no non vende, così. Una botta di vita. La morte è questo, è l'eccesso. Bellissima questa idea, Fulvio, fantastica. No, non l'ho detta io, l'ha detto qualcuno e io l'ho semplicemente... Ma chi è che l'ha detta? Che... Ma è bello, siamo nell'impersonale. Queste cose. Esatto, esatto. Che domande che fai? Chi l'ha detto? No, no. Chi è l'autore? Ma... È accaduto, è venuto. Sei... Esatto. Come ma cos'è un autore? Esatto. Ma cos'è un autore? Ma cos'è un autore? Ma chi sei? Ma cosa sei? No, ma... Va bene, grazie. Dai. Grazie. Ciao, buona serata. Non spegnete la cosa. Ecco degli amiri. Dobbiamo essere riconoscenti degli amiri che ci ha invitato, soprattutto anche riconoscenti che lei che ha fatto tutto questo senza la sua autorità, questo Gestell. Senza la sua autorità, se il comitato scientifico avrebbe bocciato. Grazie mille. Bene, direi che siamo riusciti, che si può fare, ecco, no? Vi siete trovati molto a disagio voi da remoto? No, bene, bene. Sì, io contavo di venire, ma solita riunione del mercoledì. La solita storia, dai. Io mi sono sentito veramente molto a disagio. Cazzo, veramente, guarda. Devi vincere. Un disagio di brutto. Bene, ciao a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie, buona serata. Ciao Cristina, ciao. Ciao. Ciao Viviana.